Visita della Premier italiana Giorgia Meloni in Albania. La prima ministra ha incontrato mercoledì 5 giugno l'omologo albanese Edi Rama e ha tenuto una conferenza stampa dal porto di Shëngjin, dove verrà realizzato un centro di accoglienza con unità di ricovero per i migranti salvati dalle autorità italiane nel Mediterraneo, in seguito all'accordo siglato lo scorso anno tra Roma e Tirana. Fortemente criticata dalle opposizioni, Giorgia Meloni ha negato che il suo viaggio di un giorno fosse una tappa della campagna elettorale alla vigilia delle elezioni europee in programma l'8 e il 9 giugno in Italia. Secondo quanto previsto dall'accordo quinquennale firmato da Meloni e Rama lo scorso novembre, l'Albania si impegna ad accogliere fino a 3.000 migranti al mese. Il numero di richiedenti asilo inviati nel paese potrebbe raggiungere i 36.000 in un anno. Sono 47 milioni gli italiani aventi diritto di voto in vista delle prossime elezioni europee. Si vota sia sabato che domenica in 5 macro circoscrizioni per eleggere 76 membri del nuovo Parlamento europeo. Seggi aperti anche per le elezioni amministrative che si svolgeranno in circa 3.700 comuni. Voto da cui dipende non solo il futuro dell'Europa, che sta attraversando una delle fasi più delicate della storia dell'Unione, ma che rappresenta anche un test importante per il governo Meloni. Come sempre il problema resta l'affluenza dopo il minimo storico del 54% raggiunto alle ultime europee, ma anche la crescente disaffezione nei confronti delle politiche dell'Unione. A fianco di chi al voto non ha mai rinunciato ci sono i meno motivati, quelli che subiscono gli effetti di una campagna, come dicono gli esperti, troppo legata alla politica nazionale. È un momento di trasformazioni, è un momento critico, succedono cose drammatiche, inaspettate, quindi ci tengo che l'Europa, nella quale io credo molto, sia in grado di trovare delle risposte. Quello che viene deciso impatta sulla mia vita e su quella di ciascuno di noi. A chi voti? Non mi sento rappresentato in nessun modo. Poi può essere che colto da coscienza morale all'ultimo, giustamente uno deve andare a votare, alla fine poi ci vado. Però non lo so. Diciamo che non mi sento rappresentato a nessuno dei candidati, per cui parlano, poi alla fine. Tra gli under 35 il quadro è diverso. Per molti giovani intenzionati a votare, il voto per le europee è tanto importante quanto quello per le politiche. Tutte le politiche europee guardano non necessariamente solo al presente ma anche al futuro, quindi secondo me riguardano più noi giovani che non i cittadini attuali, perché sono delle politiche che sono fatte apposta per durare nel tempo. E quindi sì, sicuramente è importante votare. Il problema vero è che la politica forse parla più agli adulti che non ai giovani. E soprattutto un altro problema che riscontro: non c'è la benché minima chiarezza sul funzionamento delle istituzioni. Gli ultimi sondaggi danno il Partito Democratico in lieve recupero, confermando alla guida come prima forza politica il partito di Giorgia Meloni, dato che, se certificato dai risultati elettorali, rafforzerebbe il ruolo del Presidente del Consiglio sia in Italia che in Europa. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. I carabinieri del Comando Provinciale di Catania, in stretta collaborazione con la società che gestisce il servizio di distribuzione dell'energia sul territorio nazionale, hanno da tempo avviato un'attività di monitoraggio per l'individuazione di utenti che elettrificano le loro abitazioni a discapito degli onesti cittadini che regolarmente pagano il corrispettivo del loro consumo. In particolare la compagnia di Randazzo con la locale stazione, nonché con quelle di Maletto e Magnace, hanno proceduto al deferimento di ben 55 persone, che nei loro rispettivi territori di competenza si erano resi autrici di tale odioso stratagemma. Nel corso dell'attività, che avrebbe cagionato perdite nell'ultimo quinquennio per oltre 66.000 euro, i carabinieri hanno scoperto svariate tecniche di acquisizione abusiva di corrente elettrica. In particolare i carabinieri, sempre supportati da personale tecnico delle distribuzioni, hanno verificato che la metodologia più utilizzata dai furbetti del contatore, segno dell'evoluzione dei tempi, è la modifica del software del misuratore elettronico. A tal proposito, i carabinieri sono rimasti colpiti nello scoprire l'estro illegale e la tecnologia mistica di un'anziana di Maletto, la quale nella propria abitazione aveva fatto realizzare un singolare accorgimento con il quale era in grado di avvalersi a proprio piacimento dell'elettricità gratis tramite un collegamento bypass. In pratica la donna poteva decidere di utilizzare o meno il suo accorgimento.
Particolare pittoresco di questo sistema era rappresentato dal fatto che i collegamenti con il relativo pulsante di comando erano celati all'interno di una nicchia in un muro della cucina a copertura della quale la signora aveva apposto l'effigie di Padre Pio. Nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire ogni forma di illegalità diffusa, il Comando Provinciale Carabinieri di Catania ha disposto un piano straordinario di controllo su tutto il territorio etneo, con l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza reale e percepita da parte dei cittadini. In tale quadro sono stati disposti dei servizi aggiunti tra Arma Territoriale e Nucleo Ispettorato del Lavoro, con l'ausilio della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Battaglione Sicilia, al fine di accertare le condizioni di sicurezza degli impiegati sui luoghi di lavoro. In particolare sono stati effettuati accertamenti all'interno di un ristorante situato nel centro cittadino. All'interno delle attività commerciali i carabinieri hanno trovato due lavoratori in nero, che non erano nemmeno stati sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Per questa omissione è prevista la denuncia all'autorità giudiziaria. Infatti i militari hanno deferito a piede libero il titolare, un 50enne catanese. Per quanto concerne i lavoratori regolari, invece, l'uomo è stato sanzionato amministrativamente per 8.400 euro e l'attività è stata sospesa fino a quando l'imprenditore non assumerà regolarmente i dipendenti. Nell'ambito delle verifiche del rispetto del codice della strada, invece, i carabinieri hanno sanzionato quelle condotte di guida pericolose che mettono a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada, in tal senso procedendo al controllo di 27 veicoli e 72 persone. Hanno elevato sanzioni per circa 4.500 euro, sequestrando 5 automobili perché sprovviste della prevista copertura assicurativa. In tale contesto, un 31enne catanese è stato inoltre denunciato perché per sottrarsi alla sanzione, visto che è stato sorpreso alla guida intento a parlare al cellulare, ha fornito ai militari false generalità. I carabinieri però sono riusciti ugualmente a risalire alla sua vera identità, perciò oltre alla sanzione per la violazione al codice della strada, dovrà affrontare un processo penale. Tutto pronto per la nuova edizione della Festa della Ciliegia, che si terrà domenica 16 giugno a Montagna Reale, in provincia di Messina, con degustazioni, spettacoli e visite guidate. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il paese di Montagna Reale celebra ancora una volta il suo prodotto tipico, la ciliegia, che si contraddistingue per la sua polpa succosa e dolce di colore rosso vivo. Nel territorio di Montagna Reale si producono diverse varietà di ciliegie, e la più diffusa prende il nome di ciliegia di paradiso, dal gusto dolcissimo e dalla polpa morbida, che matura tra maggio e giugno. Tra le altre cultivar di ciliegie tipiche di Montagna Reale vi sono la marzola, la vignola, la cappuccia e la maiolina. La saga della ciliegia di Montagna Reale ha come obiettivo la promozione delle ciliegie, della gastronomia, delle tradizioni e delle risorse paesaggistiche del territorio tra balli in piazza e spettacoli folkloristici. La Festa della Ciliegia di Montagna Reale sarà l'occasione per degustare il delizioso frutto, ma anche i piatti preparati con le ciliegie e gli altri prodotti tipici locali. Per l'occasione si potrà visitare il centro storico del paese e il territorio circostante, che conserva frantoi, palmenti ed un antico mulino che mette di visitatori e curiosi. Torna oggi interamente aperto al pubblico dopo 10 anni il Museo Archeologico di Centuripe nell'Ennese. Si sono conclusi infatti i lavori di ristrutturazione necessari per mettere in sicurezza due piani della struttura, ampliata anche la collezione esposta che racconta la storia millenaria della città dell'entroterra siciliano, le cui origini sono nel Neolitico e che vanta una stagione di particolare importanza storico-artistica nell'epoca imperiale romana. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione fra l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, il Parco Archeologico di Catania e della Valle dell'Aci e il Comune. Oltre alla bellissima testa di Augusto, in prestito a Centuripe dal Museo Paolo Orsi di Siracusa fino al 2026 e considerata dagli storici più bel ritratto ritrovato in Sicilia dell'imperatore, saranno esposti anche i busti di due suoi familiari e altri numerosi pezzi di epoca romana, del primo e del secondo secolo d.C., provenienti dai depositi del museo, dove sono stati conservati per mancanza di spazio nei luoghi dell'allestimento. Ad arricchire la collezione anche alcuni tipici esemplari di vasi centuripini, una produzione di ceramica propria della città siciliana, caratterizzati dai decori in rilievo con pittura policroma, in cui prevalgono le sfumature del giallo e del rosa. Il museo sarà aperto al pubblico da domani 8 giugno 2024, tutti i giorni dalle 9 alle 19.